Una cosa bellissima che mi è capitata è quando ho cominciato a chiamare delle persone, proporre questo film a tantissimi professionisti, quindi parlo degli interpreti. Ho avuto un entusiasmo da parte di tutti, subito delle risposte positive. E poi, poi arriva lui e... Però ce la facciamo, dai. C'ero solo io, se Nonostante, non vabbè. lavora tutti, c'ero solo io. Era difficile trovare qualcuno che avesse l'intelligenza e l'autoironia e anche il cuore di accettare il ruolo di Ivano. E Valerio Mastandrea, secondo me, ha in sé l'intelligenza di saper affrontare un ruolo del genere. Mi piace sto fermo immagine. Poteva tranquillamente scegliere personaggi con physique di ruoli diversi che restituissero quello che voleva da questo personaggio, una durezza, una freddezza, un'arroganza. Infatti la stimo molto, Pauletta. Quando mi ha chiesto se volevo partecipare, una domanda retorica abbastanza, ovviamente sono stata onorata. Questa vita avvilente che fa Delia, c'è un raggio di luce che è Marisa. Non stiamo qui a raccontare soltanto delle figure così, dei brutali. Stop! Mi chiamo Romana e quindi questo non è un caso comunque che io debba interpretare una giovane donna romana dalle radici popolari. È stata una bella congiunzione astrale. Anche il ruolo di Marcella era un ruolo con molte sfumature. Affidare un personaggio così a un'attrice che possiede poche corde sarebbe stato un grande errore. Un attimo per l'attore di biografo. C'è una partecipazione nel ruolo di Nino di Vinicio Marchioni, che è l'amore mai consumato e mai conosciuto di Delia. Giorgio Colangeli, che interpreta il nonno Torino. E io li ringrazio molto tutti. È stato bello avere una squadra di persone così eccezionali.